moderni implicano una relativa debolezza del principio. È un messo di interpretazione, ma non, come dici tu, sempre esagerare, diciamo. E notare che questa sia una cosa che, essendo presente in tutti gli stati del Mediterraneo, ha creato delle differenze di comportamento. Da questo un episodio israeliano, che però riguarda anche l'Italia e il paese musulmano. In tutti questi paesi si è lasciato una parte rilevante di diritto ai diritti di occidente, cioè quello che i papi chiamano i diritti, no, cose irrinunciabili, sono presenti in tutti questi sistemi, in Israele, come nei paesi musulmani, come non per legge ma anche in Italia. E per esempio in Israele esistono su tutti i problemi relativi alla famiglia due diritti, in contrasto e non un marito malvagio si è separato, è stato, la moglie ha chiesto di divorziare, era divorziata, il giudice civile ha affidato i figli alla moglie. Il sistema invece religioso ha detto no, perché essendo figli maschi, chi insegnerà questi figli in Talmud? Può essere solo un uomo, quindi ha affidato i figli al marito, e questo ha creato un'enorme conflitto. Questo però da noi non avviene così duramente, perché non c'è questo conflitto così esplicito, ma c'è un conflitto implicito. Per esempio ieri si è scoperto che Monti aveva rinunciato a 4 miliardi di tasse, cioè da noi è più gesuitico, diciamo, invece in Israele è più esplicito, perché gli israeliani sono più espliciti, e nel mondo fino a... Però quello che voglio dire è che tutti questi paesi sono basati sulla fiducia che i sistemi giuridici funzionano non perché sono oggettivi, ma perché la gente ha fiducia e non ha fiducia nel giudice. Quando Cossiga ha cominciato a attaccare il sistema prima di Berlusconi, ha cominciato a criticare il sistema italiano, parlando del giudice ragazzino, di questo genere, ha creato una situazione drammatica di, diciamo, di sfiducia nel sistema giuridico, sfiducia nel sistema. Mentre invece nei sistemi analogici, per esempio, è il giudice che può fare tutto, può usare le analogie come vuole in qualche modo. Leggendo le sentenze storiche dei sistemi musulmani, dei giudici musulmani, si vedono dei passaggi che sembrano paradossali, insomma. Dovrebbe essere la gente accetta questa autorità, diciamo. Se tu rifiuti questa autorità, di fatto ti sembra che le cose non siano... un'ultima osservazione di carattere storico. I giudici musulmani hanno un sistema analogico sfrenato, non ci sono regole per l'analogia. Si può inventare le analogie che si vogliono, diciamo. Nel sistema talmudico, verso l'anno 1000, si è deciso che c'era troppa analogia, non si poteva lasciare delle analogie senza regole. E uno dei motivi per cui, almeno questa è la mia opinione, ci sono certi divieti, per esempio di mescolare lana e seta o cose di questo genere, era un sistema per evitare che le cose non fossero abbastanza differenziate, e Hillel ha inventato i limiti dell'analogia, cioè ha detto che quali sono le regole che permettono l'analogia e quelle che le vietano. Però, malgrado questi tentativi, diciamo, di coordinare questo, la base di tutto era l'autorità dei giudici. Però potrei finire su questo, cioè io penso che una delle grandi tragedie italiane è la squalificazione del sistema giuridico e dei giudici, cioè l'idea che i giudici sono in qualche modo colpevoli perché non sono oggettivi, una cosa assolutamente paradossale, però che funziona molto. Anche io ho alcuni amici che ho sempre ritenuto di sinistra, che tuttavia pensano
che i giudici esagerano col povero Berlusconi. Non nel senso che tengono con Berlusconi, nel senso che dicono che esagerano. Ora, questo è vero solo perché il sistema politico non è stato in grado di evitare le esagerazioni di Berlusconi, diciamo. Allora, io mi fermerei qui se voi siete soddisfatti, se no posso continuare, ma mi pare che sarebbe interessante provare a riesaminare questi cinque modelli e vedere se da questo ci viene in mente qualcosa di più complesso, diciamo, meno complesso, ma anche più attuale da discutere. Parto io per un po' di ghiaccio. Il problema parte dal punto di vista puramente giuridico, anche abbastanza vicino, cioè i primi del nove non sono in grado di dire come e perché non conosco la lingua svedese, ma comunque in Svezia e Danimarca insorge un problema, quella del giudice legislatore. La faccio breve naturalmente. La cosa resterà giustamente, non va avanti, neanche non ha risonanze nel resto dell'Europa, ma in qualche modo ritorna nel realismo giuridico americano. Cioè a questo punto il giudice americano, ma si noti bene, il giudice di crisi, cioè siamo nel momento dopo il 29 in sostanza, sente il bisogno, probabilmente proprio perché malgrado vi fosse il New Deal la situazione era un po' alla diaspora, sente il bisogno di dare molta più consistenza e peso a una trasformazione del diritto attraverso la sentenza. Però anche questo ha origini ancora più lontane, secondo me, e sempre la faccio molto breve per carità, e cioè ha l'origine verso i tempi di Bonifacio VIII. Con Bonifacio VIII succede una cosa straordinaria, crea, non è proprio lui, mi pare Innocenzo III un po' prima, crea l'Inquisizione e trasforma quello che prima era un percorso accusatorio di tipo romanistico, lo trasforma in tipo persecutorio in sostanza. Poi Beccaria eccetera si opporrà, ma sarà molto più tardi. Il tutto perché? Perché Enrico II e Filippo il Bello volevano creare una giurisdizione laica sulle eresie. In realtà era nascosto naturalmente, era la classica sovrastruttura, perché sappiamo bene che i processi contro Tommaso Becket erano per possesso di terre e quelli di Filippo lo stesso. Perciò, però questo ha delle conseguenze molto forti, mentre prima il concetto di processo era legato al diritto sostanziale, cioè alla norma penale o civile, da quel momento in poi comincia ad avere una sua autonomia. Ora io mi chiedo, e mi chiedo da molti anni, se questa autonomia non abbia portato anche a degli eccessi. Io resto sempre della mia idea personale, che è di un pessimismo senza nome. La mia idea personale è che la giustizia è sempre su due poli. Una, il primo polo è quello di Gerasimaco della Repubblica di Platone, l'atto di forza. Diciamo addirittura dall'ottimo Agasson, il bene altrui. L'altro polo è quello di Antonio nel Mercante di Venezia,
che al suo amico e dice, Ideassa, io ve lo assicuro, Sadeccio, dice, guarda, il giudice darà ragione alla mia controparte, perché se no chi verrebbe a commerciare a Venezia? Questi sono i due poli, la forza, l'interesse economico. Io mi propongo, faccio una volta di metodo per provare questa discussione, nel senso che la proposta di Giovanni è una proposta sul piano, mi sembra, di analisi storica, no? Cioè di un'evoluzione in qualche modo del concetto di giustizia. Però forse c'è anche bisogno, per aiutare, almeno a me servirebbe, per aiutare la discussione, in qualche modo di dare dei punti anche definitori. Perché c'è stato passaggio forse un po' troppo rapido sul fatto che in qualche modo il rapporto e l'idea di giustizia poi si traduca in una dimensione, in un ruolo molto forte dei giudici, no? Come, almeno questo è poi l'approccio che poi hai usato. È veramente così? Questa è la prima domanda. La seconda cosa è che da come in qualche modo esce questa idea di giustizia nel modo in cui tu l'hai in qualche modo esposta, c'è un rapporto molto forte con una dimensione quasi di ordine sostanzialmente, no? Cioè non è un problema morale, ma è un problema semplicemente insomma, semplice, ma di carattere ordinatorio, ecco, cioè, no? In qualche modo costruire delle coordinate all'interno delle quali i comportamenti, le azioni, anche le intenzioni degli individui che stanno nella comunità, che stanno all'interno del patto sociale, si muovono. Allora sarebbe molto utile, credo, provare a mettere dei punti di riferimento in questa discussione, perché vengono fuori parole che hanno una potenza notevole: potere, fiducia, autorità, ordine, escono una serie di cose. Allora, siccome poi l'intenzione, almeno mi sembra, in questo esercizio è quello di costruire degli strumenti anche molto immediati, molto concreti, no? Cioè, in altri dibattiti abbiamo sempre ragionato col fatto, ma poi in realtà noi siamo in grado di ritrovare uno spazio di iniziativa, di azione, una libertà in questo senso, o semplicemente siamo sempre spettatori e anche vittime di una rappresentazione al mondo che si fa talmente complesso e talmente lontano dal nostro spazio di vita, dalla nostra dimensione di vita, che in qualche modo produce semplicemente frustrazione o produce impotenza. Nel tuo discorso c'è il centro. Ce ne sarà più di uno. La giustizia è una cosa, la norma è una cosa e la morale è un'altra. Sulla stampa di ieri c'è una discussione fra Stefano Levi della Torre, che per caso è mio fratello, questo è un caso, e Gherardo Colombo. Ho capito cosa sosteneva Stefano Levi della Torre, non ho capito quello che sosteneva Gherardo Colombo, ma ho telefonato a mio fratello e ho detto neanche io l'ho capito. Però è un problema fondamentale, ma effettivamente la giustizia è un fatto che si occupa di norme, diciamo, che si occupa di ordine. Sembra che ti interrompo, Giovanni, su questa cosa, perché l'altra sera abbiamo visto assieme con Tommaso, abbiamo rivisto Sacco Vanvetti. Allora, gli anarchici, per esempio, no? Per definizione, sono contro il potere costituito, contro le forme ordinate che hanno caratteristiche, no? Poi la forza. Quindi è il mondo degli anarchici, un mondo che non contempla un'idea di giustizia? Questa è un po' ma che mescola molto morale e giustizia. In realtà il mondo degli anarchici, vi racconto un episodio personale che è questo. L'altro giorno facevo una conferenza agli anarchici a Marghera, presentandomi il presentatore, che è un... diceva che una volta io gli avevo chiesto di entrare in una commissione universitaria e lui ha detto, ma io sono anarchico. E io gli ho detto, appunto, solo gli anarchici possono far funzionare le istituzioni. E effettivamente è così, nel senso che c'è un ordine implicito, diciamo, nel sistema anarchico, che è un ordine
anche morale, ma di ordine effettivamente, nel senso che si pensa solo dove nasce l'ordine, cioè se nasce dal basso o dall'alto, cioè se è una cosa esterna, eccetera. Ma invece mi pare interessante l'enorme differenza fra etica e norma, cioè il fatto che sono due cose che non si mescolano, per molti motivi, intanto per motivi geografici, cioè l'etica supera i confini nazionali, mentre la norma ha un'area di influenza, insomma. E quindi una norma... Ci stanno provando a portarla, a farla diventare una norma universale, ma se non sono proprio appunto, una norma italiana non può funzionare negli Stati Uniti o in Svezia, perché è un altro sistema mondiale. Allora mi sembrava importante mettere di fronte i sistemi normativi e i sensi di giustizia, che non sono la morale, sono più equivoci naturalmente, ma che sono il frutto di tutte queste possibilità che i sistemi di giustizia danno alla nostra possibile interpretazione, in qualche modo. Insomma. Cioè, la idea, secondo me, è proprio fondamentale l'idea se si può creare una giustizia giusta. Se non si può creare, vincono gli anarchici, io sono d'accordo, ma l'importante è sapere che sono utopie, cioè sono tentativi di creare un ordine in base a un ideale di... Però vediamo se ho capito. Quindi non è in qualche modo una teoria della giustizia che produce un patto sociale, ma un patto sociale che produce un'idea di giustizia. Quindi questa è la cosa. E questa è una scelta molto forte, perché voglio dire, in realtà sappiamo bene che gli approcci dal punto di vista, anche nel pensiero, lo stesso Rawls o Sen, gente così, ragiona molto sulla teoria della giustizia, cioè sulla costruzione o di qualche modo di una dimensione assiomatica della no? Sì, però pensano che effettivamente è un sistema sociale che non esiste, perché pensiamo a Rawls, se fossimo sensati costruiremmo un sistema di equità, di fairness, attraverso questo, ma è il prodotto. La grande utopia di Rawls è che deve essere una società che non esiste, che crea un sistema di giustizia, ma è la società che deve crearlo. Allora la sua idea che di questa scommessa, no, che lui inventa, costruiamo le regole di equità senza che nessuno di noi sappia la posizione degli altri. Tutti diranno io sono il più ricco e il più povero, allora inventano l'equità. Ma è una società che può fare questa scommessa, quindi è un sistema politico, diciamo, che crea poi un sistema normativo. E questo è certamente l'elemento più utopistico, però una volta creato, che un sistema politico ha creato un sistema normativo, questo sistema normativo lo stesso è utopistico, perché si porta dietro l'idea di un sistema di giustizia che è del tutto politico di fatto. Società giusta e gerarchica, o società di eguali ma solo formalmente, o l'utopia nostra, società di diversi non gerarchizzati, fanno ridere a pensarlo dall'esterno, diciamo, perché sono sistemi che non funzionano, che avranno altre produzioni in qualche modo. Quando sono stati creati, e poi noi che cerchiamo di creare questo sistema di società, è la società che faticosamente cerca di produrre un sistema giuridico di differenti non gerarchizzati, ma non mi pare che ci avviciniamo molto lentamente. Proviamo a fare un giro. Dimentichiamo che Rawls parla di velo di ignoranza, il che è esplicito. No, cioè dice che la gente non deve, quando si crea un sistema di equità, si vuole creare un sistema equo, noi non sappiamo, per crearlo, non dobbiamo sapere le posizioni sociali degli altri. Quindi c'è il velo di ignoranza permette. Se Berlusconi pensa io sono il più povero che c'è in Italia, mettiamo, perché ignora che ci sono persone più povere di me, allora dice bisogna che crei un sistema che mi permetta
di avere delle garanzie anche se sono, forse sono il più povero. Ecco, questo è il paradosso di questo sistema. È una cosa interessante ma molto discutibile. Ho ripetuto? Non so chi. Tu hai detto che è un po' più. Mi fa toccarmi quello che hai detto, però mi viene un esempio storico che è quella resistenza che è stata definita da Claudio Pavone il più grande atto di disobbedienza civile della storia. Cioè, perché lì che cosa succede? Cioè, perché c'è la norma e c'è la legge, no? Ed è legge dello Stato. Cosa succede? Appunto che a un certo punto non si intende più rispettare una legge che viene considerata ingiusta. Questo a livello diventa, questo è un livello di massa, però implica una scelta individuale. Infatti l'elemento chiave della resistenza è l'elemento della scelta. C'è l'esempio dei militari che non obbediscono più ovviamente agli ordini dei superiori, eccetera, ma non lo so, io ho intervistato delle persone, una di queste è la Latina Semi, per dire, la quale mi ha detto, lei era una studentessa, andava al liceo, aveva 17 anni, di fronte al fatto che li hanno obbligati ad andare a vedere gli impiccati a Bassano. Dice, nella nostra classe c'è stata una grande discussione, ci siamo azzuffate tra di noi, tra chi diceva è giusto perché bisogna applicare la legge e chi diceva non si può obbedire a una legge ingiusta. Allora lì, quando scatta l'elemento, come dire, di percezione, di presa di coscienza, sia a livello individuale che a livello collettivo, no, di una legge ingiusta, succede qualcosa, succede una rivoluzione. E anche lì c'è un elemento di utopia che però poi si concretizza nella Costituzione, diciamo, no? Sì. Che rimane utopica per certi, no, per certi aspetti. Io sono fermamente del senso che non bisogna obbedire alle leggi giuste, però questo è morale, non è un altro sistema. Però si pensa che diventa politica, no? Diventa una questione politica, cioè si pensa a costruire un altro sistema, perché non è più sopportabile quel sistema lì, insomma. Una volta canzone partigiana genovese, mi pare, dice questa fede, la fede che ci accompagna sarà la legge. Fede, la legge da venire, parole di Dottore Velli, peraltro. Questo sì? L'ha scritta lui, no? Mi pare di sì. No, perché si preparava la casa esistente. Sì, 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 ma l'ha scritta lui. Scriveva lui, allora. Mi pare che anche questa l'abbia scritta lui come altre. Sì, non so come ricerca filologica, sì, perché sì. Essendo io filogiornista, sì, sì, sì. Sono un inglese. No, allora, certo, ma questo è proprio accentuando il carattere utopistico di questo sistema, cioè la loro fragilità morale. Fatto ascoltare da tutti. Significa che rispetto, cioè che noi abbiamo delle eccezioni che costruiscono delle ribellioni per un senso di giustizia che in qualche modo entra in crisi e che però questa eccezione in qualche modo è un momento di transizione fra un sistema e un altro, fra un ordine e un altro ordine. Per capire. Però io ho un dubbio letto come una legge negativa, ma sembra che è quello che ho detto, perché anche Berlusconi si ribella un sistema critico. Non è che ogni ribellione è un sistema critico, io credo che in buona fede. Ma appunto Berlusconi è un ribelle in questo senso. È un sovversivo. Cioè, anche lui ha in mente un altro sistema giuridico. Quello che mi pare importante è esattamente questo, è che nei sistemi giuridici in cui noi viviamo ci sono dei sensi di giustizia che sono prodotti da una pluralità di sistemi di giustizia. Per quanto ci siano questi tre modelli o cinque modelli dominanti, di fatto noi facciamo delle mescolate, non c'è un senso di giustizia. Questo ha una serie di conseguenze politiche, cioè che se noi in maggioranza rifiutiamo il sistema di giustizia in cui viviamo è una cosa, se invece lo rifiutiamo è così. È un problema fondamentale perché anche tutti i criminali nazisti hanno detto io obbedivo alle leggi del mio Stato, e questo dal punto di vista giuridico
è difficile da contestare, nel senso che un buon cittadino obbedisce alle leggi. Noi contestiamo Berlusconi che non obbedisce alle leggi, ma lui dice, ma io sono, come durante la resistenza, un paio di bella, e così via, cioè questo mi pare che rende, che è utile per discutere proprio la fragilità di questi sistemi. Come funzionano questi sistemi? Funzionano, come ho cercato di dire, solo se c'è una fiducia nel sistema giuridico, cioè nei giudici, se uno accetta i giudici. Quando si rende fragile il sistema dei giudici, tutto il sistema vacilla e i cittadini italiani, invece di sputare su Berlusconi, dicono, molti dicono, ma forse ha ragione, forse è un perseguitato dalla giustizia. Sì, anche perché, adesso non voglio andare fuori tema, ma insomma, nella, culturalmente l'idea di giustizia barra ordine, perché è sempre stato un valore della destra, non della sinistra, no? Allora c'è un rovesciamento che è anche accaduto nelle categorie della politica, in cui la giustizia viene sempre più assunta invece come un valore della sinistra. Non so, ma su questo c'è un problema fondamentale che si discusse molto. Cioè la ribellione, la dimensione della ribellione è di sinistra, il dire no. Il dire no, io mi, in qualche modo. No, il dire no, giustamente diceva. No, è il diritto bresiano di resistenza. Il diritto di resistenza in Hobbes non era certamente di sinistra. Hobbes. Che ha liberato anche lui il diritto di resistenza. Certo che Hobbes non era di sinistra. A un certo punto ha scritto lui che non esisteva la destra e la sinistra. Se contestualizziamo, allora io dico, parlo di me, la mia generazione, non so di chi altro qua dentro, che è quella, diciamo, 66-68, degli anni 70, va bene, quindi generazione, diciamo, ribelle, avevamo un'idea della giustizia come una giustizia di classe, quindi una giustizia non sempre giusta. C'era questa categoria, diciamo, con cui leggevamo la realtà. La giustizia borghese, per esempio. La giustizia borghese si batte e non si cambia, cioè lo Stato borghese si batte e non si cambia. Comunque, diciamo, siamo politicamente cresciuti, la mia generazione, con quest'idea. Tra l'altro, voglio dire, allora negli anni 60 c'erano ancora molti giudici che erano ex fascisti, per dire, no? Poi molte cose sono cambiate, anche lì c'è un'idea di generazione. Poi, dagli anni 90 in poi, siamo diventati, io compresa, difensori della giustizia dei giudici. Perché? Perché appunto è cambiato il contesto, perché c'è stato il berlusconismo e l'idea che c'è chi la legge non la può, può non rispettarla. E quindi abbiamo maturato l'idea che la legalità è rivoluzionaria. Cioè oggi, secondo me, se pensiamo alla mafia, se pensiamo a Berlusconi, se pensiamo a tutto il resto, la legalità è rivoluzionaria. Lo dice una che ha pensato per anni che rivoluzionario è essere in certe cose anche illegali, insomma. Quindi certo che c'è stato un processo storico-politico in questo senso. Giovanni? No, io non sei d'accordo. No, sono d'accordo, insomma, tutto questo mi sembra conferme queste cose, ma io non vorrei assolutamente passare da uno che difende i sistemi di giustizia, semplicemente cerco di vedere come può funzionare la giustizia, ma la sua fragilità in tutti i sistemi, quindi non mi pare, evidente, diciamo in qualche modo, che è sempre un'utopia creare una società giusta. E le regole per crearle sono state. Però è vero anche che tutti i modelli, proprio per legarmi a quello che diceva Maria Teresa, tutti i modelli di giustizia che sono stati criticati in nome di un altro modello, cioè c'era già un sottinteso di un altro modello. Però cosa è successo per esempio in Italia? Proprio spiega questo. C'è stato un trionfo dell'idea che la giustizia, fino agli anni 30, diciamo, che la giustizia è una cosa positiva, cioè che gli stati danno delle regole e queste regole sono regole che vanno accettate. Poi nazismo, fascismo e così via hanno prodotto che cosa? Una grande rinascita
dell'idea che i sistemi di giustizia devono nascere in base a dei diritti umani che sono, specialmente i giuristi cattolici dal 45 in poi, hanno teorizzato una società giusta che traeva però i suoi principi da problemi etici, religiosi, piuttosto che dal positivismo giuridico, diciamo. E anche queste sono cose paradossali, nel senso che tutte e due non funzionano. È difficile immaginare una natura umana uniforme che possa produrre una giustizia uniforme ed è pericolosissimo pensare che il diritto positivo sia... Sono tutte leggi di ordine quelle che riguardano la giustizia e sono interessanti proprio per questo, perché quale sarà il sistema più giusto possibile che possiamo applicare? Lo cambieremo continuamente perché continuamente cambiano i contesti, eccetera. Ma l'importante è che questo si trascina, si trasforma in una antropologia che mescola tutti questi sistemi. Non c'è il sistema di giustizia puro. Gli stati enunciano un sistema di giustizia più o meno puro, ma noi altri ci muoviamo negli interstizi di una pluralità di possibilità giuridiche e contemporaneamente di ispirazioni morali e politiche che non sono, che non hanno, che non sono giuridiche. Franco insiste poi di più sul fatto che poi gli stessi giudici sono fragili, diciamo, nel senso che sono talmente soggettivi che, e che la razionalità umana è talmente limitata, è talmente bounded, irregolare, diciamo, che non potrà mai esistere il giudice perfetto, e questo è anche sicuro e siamo tranquillissimi. La cosa poi parte da vaccone, perciò... Io una proposta che faccio, perché stiamo vedendo troppa cosa. Per esempio, questa cosa di giudici la lascerei un po' a parte, perché ho la sensazione che la cosa molto più intrigante in realtà è appunto il senso di giustizia. Cioè, come in qualche modo si costruisce o si cambia o si distrugge un senso di giustizia. Quando si dice è giusto non pagare tasse, significa che si è creato un cambiamento o si è riaffermato probabilmente anche pezzi nel nostro patto sociale che dicono che quella cosa lì ha un livello di consenso. No? Allora, probabilmente, non so, mi sembra proprio un po' insoddisfatto nel riuscire a capire sul piano proprio del come si costruiscono i punti di svolta, no? Nel passaggio da un paradigma a un altro, intendendo che questi possono coesistere, ma a un certo punto uno è prevalente sull'altro e quindi determina il segno, no? Della società in cui si vive. L'altro giorno da Susanna Cubi c'è una cosa interessantissima che onestamente, pur essendo vagamente informato, non sapevo. E cioè che i media, ridotti a pochi in Germania, ossessivamente, come dire, proteggevano l'establishment. Che comprende anche il sistema giuridico, evidentemente, in Germania. Ora, siamo talmente sicuri che questo non sia avvenuto anche in Italia. Per cui la sensibilità, è un'idea straordinaria, Giovanni, quella del senso, come dire, herderiano della giustizia, no? Popolo per popolo, è un'idea straordinaria che mi sono annotato ferocemente. Faccio un esempio proprio sulla Resistenza, che io conosco molto bene, quella francese, perché ero molto amico di Mirelle, col quale io ho avuto lunghi colloqui a Grenoble e quindi la conosco perfettamente. Allora, là ci sono due sensi di giustizia, uno italiano e uno francese. Quello francese è espresso nella poesia di Aragon sul prigioniero, una poesia bellissima, in cui i carcerieri dicono tu peux vivre à genoux, e lui rifiuta. La poesia continua tamboreggiante
fino all'uccisione, fino al sacrificio, alla volontà del sacrificio. Ma non è stato così in Italia, perché io, mio padre era della Resistenza e mio nonno anche, quindi non è una critica, non lo ero per ragioni di età. Ma la canzone principe della Resistenza in Italia è Capitano portami via, cioè allocare la responsabilità ad altri. Una mattina mi sono svegliato, non si era accorti di niente. Noi per mio papà e mia nonna preparavano le armi, mandavano le loro operai, ma loro non si aveva accorto fuori. Allora questo senso di giustizia è diverso popolo per popolo. E questo straordinario è un'idea straordinaria. La giustizia che porta anche al sacrificio è la giustizia che alloca la propria responsabilità. Forse la giustizia è la morale. Principio che ci deve provare a morale, perché questa idea, cioè in qualche modo, io provo a riprendere quello che diceva Teresa, alla fine quando si compie l'atto di ribellione rispetto a anche un senso di giustizia stabilito, no? Perché appunto probabilmente il popolo italiano per una certa fase, finché le cose sono cominciate ad andare male, nel 35 quel senso di giustizia era molto incarnato in uno stato fascista. Allora, l'atto di ribellione nasce a partire da cosa? Sicuramente dall'incrinarsi di un equilibrio, di un ordine. Però poi alla fine, cioè, quello che è la molla che fa scattare la tua disponibilità a metterti contro e quindi ad appellarti a un senso di giustizia individuale o di gruppo che è contro un altro gruppo, è una visione di società, quindi è un'ideologia, o quantomeno è una dimensione di tipo morale. Cioè non vedo altro, cioè, che in qualche modo possa far scattare questo meccanismo. Cioè, e l'idea di giustizia, il senso di giustizia, secondo me rimanda molto la dimensione morale, nel modo in cui individualmente e soggettivamente lo viviamo. Il che non significa che poi la morale costituisca gli ordini di giustizia o costituisca i sistemi di giustizia. Sì, però anche... Bruno Levi dice che... quelli che si sono, i pochi che si sono salvati dai campi di concentramento erano quelli che avevano un ideale esterno, religioso, politico, eccetera. Cioè il rimando a un sistema di giustizia, diciamo, un sistema sociale differente. Quelli che invece partecipavano di questo di un sistema di giustizia finito lì erano destinati a morire perché non avevano una prospettiva in qualche modo. Ora io credo che sia un po' così, cioè che l'accettare i sistemi di giustizia sia sempre sbagliato, nel senso che se ci sei dentro e se questi non funzionano, come essendo utopistici non funzionano, sei spacciato. Mi pare però che un grave problema politico italiano di oggi è che gli italiani sono enormemente presi nel sistema di giustizia italiano, tanto da sospettare che Berlusconi sia un martire e altre cose così, cioè è una cosa difficile da capire, che mi pare che questa discussione possa contribuire a capire in qualche modo, cioè questo fatto che una volta distrutta l'autorità dei giudici col trucco dell'oggettività e considerato che c'è una giustizia più giusta del sistema giuridico, eccetera, alla fine il sistema muore, diciamo, non c'è più una regola. Scuola. Perché? Adesso è una cosa ovvia, banale, ma il fatto che si perda il valore dei beni comuni non produce, per quella che potrebbe essere potenzialmente una massa critica significativa, il soddisfacimento reale dei propri interessi. Se noi pensiamo al ritardo dei treni e di servizi che caratterizzano gran parte del servizio prodotto, offerto dagli enti privatizzati, in termini individuali noi ci rimettiamo quotidianamente, ci perdiamo. Quindi vorrei capire la schizofrenia come si è prodotta, per cui
non ci rendiamo conto che certi processi che sul piano del consenso politico noi sosteniamo, la moltitudine sostiene, sul livello personale producono invece una perdita di soddisfacimento dell'interesse individuale. E qui penso che appunto le agenzie di formazione e i media possano avere, possono svolgere, debbano svolgere un ruolo, e mi domando come e se in questi anni l'hanno svolto, come l'hanno svolto o non l'hanno proprio svolto, si sono disinteressate, non l'hanno percepito come problema formativo forse. Io volevo riagganciarmi a quello che diceva Roberta e anche Franco, perché, e poi riprendendo l'attacco che è stato tu all'inizio, su, cioè l'inizio appunto della tesi della parola Spinelli. Allora, il problema è evidente, i giudici hanno questo ruolo o questa attenzione perché i politici, e quindi tradotto in termini più generali, appunto il tema è forse la giustizia diventa così rilevante nella sua fragilità e nella sua lotta di potere perché la politica ha abdicato, e se la politica abdica è perché sostanzialmente il vero dibattito, cioè la vera questione di quello che sottende, legittima, costruisce il nostro senso di giustizia, e forse sono gli altri valori, e in primis il tema dell'eguaglianza, che poi voglio dire anche dal punto di vista appunto dell'analisi che potevi tu sul piano storico, gerarchia, eguaglianza formale, diversità, gira e ruota attorno al tema dell'eguaglianza, che è il valore fondante di una rappresentazione, di un progetto di società rispetto invece a un altro tipo di progetto di società. Io penso che buona parte del senso di giustizia che mi anima individualmente stia lì dentro, stia sull'idea se effettivamente è percorribile, praticabile una dimensione di eguaglianza, neanche di equità, di eguaglianza nel senso più profondo del termine. Però è altrettanto vero che quello che è accaduto nella mutazione antropologica del nostro essere, e quindi coinvolge tutti noi, e che questa idea dell'eguaglianza che ha un potenziale di aspettative, di pratiche, di costruzione di comportamenti enormi, è stato sbriciolato con questa dimensione, per cui alla fine il carattere di diversità che diventa di diseguaglianza ha contrapposto e in qualche modo rotto quella forza dirompente dell'eguaglianza, cioè in qualche modo si è rovesciato il senso egemonico, e oggi se uno chiede alle persone vince e prevale anche nel nostro modo di considerare i pesi la dimensione individuale, la dimensione dell'unicità, la dimensione del mio specifico, rispetto invece alla dimensione dell'essere uguali, no? Nel senso più profondo del termine, dell'essere parte di una società, dell'esprimere bisogni che sono uguali, di esprimere potenzialità che sono uguali, eccetera, eccetera, se non la voglio far lunga. Quindi ho la sensazione che poi in qualche modo il tema della giustizia sia un po', per quanto mi riguarda, e qui faccio ammenda appunto del mio essere inguaribilmente di sinistra, un po' un valore minore, cioè io vorrei attaccare il tema dell'eguaglianza, e soltanto se sul tema dell'eguaglianza c'è abbastanza forza ne deriva anche un modo di sentire giusto. E che questa questione quindi tra anche sul piano dello stesso tema di Berlusconi, in qualche modo è così, cioè l'aver scelto di fare la battaglia sul tema della giustizia e non sui temi veri, del fatto che Berlusconi è portatore di una società ingiusta perché ineguale, perché iniqua, di una società in cui l'idea di libertà è tutta sul piano strettamente delle forme di privilegio che si costruiscono per alcuni a danno di altri, e che quindi quelle libertà lì non sono praticabili. Ecco, siccome si è abdicato a questa vera battaglia politica, culturale, societale, chiamiamola come vogliamo, ci ritroviamo con in qualche modo una battaglia minore, molto povera, che poi fra l'altro ci si ripercuote contro un boomerang, perché appunto noi stessi facciamo fatica a reincarnare, a rialimentare il concetto di giustizia. Marco. Non è gigantesco che era sulla porta prima. Che è sulla porta gigantesco? Ancora sulla porta. Ah, è prima.
Secondo me ha detto una cosa di notevole interesse che si inserisce abbastanza bene nel discorso. In sostanza lui ha parlato dei baby boomers, quelli nati dopo il 45, che sono al potere adesso. Ora, non c'è nessun dubbio, a parte quei poveri cristi iscritti a PCI che non vedevano tanto di buon occhio i baby boomers del 68, anzi non li vedevano proprio per niente, in effetti c'è qualcosa di molto orwelliano in loro, eh? Cioè sono diventati più eguali. Sul piano della giustizia sono diventati sicuramente più uguali, siamo a livello Orwell. Ma tutta la società è coinvolta in una crisi giovanilistica, la sindrome del growing young per intenderci, no? E di narcisismo. Per cui Berlusconi, da quel povero shock decente che è Italia Mirror, questa è la verità, è un'Italia Mirror, è lo specchio degli italiani. Giustamente il signor si sente il signor si capisco sulla porta. Angelo. Sono piccolo io. Ha parlato di un certo tipo di discorso, insomma. Perché in fondo, questa Italia si rispecchia in quell'omino, si rispecchia nel suo narcisismo, sente valido il suo narcisismo e addirittura lo difende alcuni, altri con narcisismo diverso si oppongono, ma tutto sommato siamo sempre all'opposizione fra più uguali. Giovanni, provi a fare un po' di... Sì, no, perché bisogna provare a prendere un fine. Infatti, no, poi dobbiamo lanciare temi intorno a questo problema. Dunque, Roberto e Angelo hanno proposto un'autocritica, diciamo, e penso che questo sia sensato, cioè che dobbiamo discutere anche di questo qua, anche perché io credo che sia importante in generale capire quando sono state queste svolte negative fondamentali. Quindi va benissimo di discutere quali erano gli ideali su cui molti di noi sono cresciuti e perché sono falliti così fortemente, come mai si sono diluiti nella cosa. Mi pare che sia Angelo che Roberto desiderino che discutiamo in questa direzione, non so se ho interrogato giusto. Sono d'accordo naturalmente di discutere di eguaglianza. Sono d'accordo di discutere di eguaglianza come è previsto, ma con una formulazione che mi pare fosse in fondo contenuta in quella che diceva. In una società di differenti, quali sono le cose che devono essere uguali? Perché non si può parlare di eguaglianza in generale, cioè l'eguaglianza ha avuto delle brutte avventure, diciamo, considerata come una cosa generalizzata. Il problema vero della nostra società è non gerarchizzare i differenti, in questo senso eguaglianza, ma specialmente dobbiamo identificare, mi pare, le cose che devono essere uguali in una società di differenti, la formulerei così, mi pare che sarebbe. Proprio lei è un tema che non, molto complesso, cioè che c'è una differenza fra senso del collettivo e sentire individuale, diciamo così. E questo è assai complicato da discutere. Ma forse una cosa che dovremmo discutere è qual è la dimensione in cui l'individuale e il collettivo si avvicinano molto. Cioè, siccome io penso che il socialismo nascerà da Cannaregio e da questo posto, allora penso che questa piccola dimensione sia una buona dimensione in cui individuale e collettivo possono essere in qualche modo relazionati, mentre se pensiamo a un collettivo gigantesco non funziona. Ma
mi pare che sia necessario trovare, lo dico perché penso che la vera democrazia nasca dal fatto che ci siano delle associazioni generalizzate che controllano il potere in qualche modo, e questo è parte degli individui. Infine, non so se vale la pena ancora discutere giustizia, ma non la sminuirei come fa Gian Pietro. Cioè, mi pare che il problema della giustizia è un problema fondamentale, perché è il problema quotidiano dell'Italia degli ultimi, da Craxi in poi. No, io non la sminuisco, Giovanni, io quello che la provocazione mia è che c'è un livello di difficoltà in qualche modo a afferrare questa doppia declinazione soggettiva e oggettiva sulla giustizia, che ne rende molto scivoloso. Sì, no, però quello che voglio dire è che la giustizia è un tema su cui si è giocato buona parte della degenerazione culturale italiana. Uh-huh. Mentre il tema dell'eguaglianza. Ed è accaduto proprio quando in qualche modo è venuto meno la rilevanza. Esattamente, dell'eguaglianza. Cioè, uno è un tema, diciamo, palese, e l'altro è un tema certamente più importante, ma sottinteso. Cioè, le monetine di Craxi arrivano quando il Partito Socialista aveva totalmente buttato nel cestino qualsiasi idea di progetto di società che aveva quelle caratteristiche di sinistra. Craxi, non credo che lui potesse immaginare che si arrivava a livello a questo. Si arrivasse a questo. Cioè, ma poca immaginazione si dice questo. No, credo che veramente quasi impossibile immaginare. Sì. Però certo avviatelo. Allora appunto mi pare che sono a due livelli, cioè certo l'eguaglianza è lo scopo, ma è il meno immediatamente raggiungibile, diciamo. Il problema di discutere di perché la giustizia è così equivocata di quel italiano rischia molto. Per esempio, noi difendiamo la Costituzione. C'è un attacco generalizzato alla Costituzione. Il nostro ideale è che finalmente la Costituzione italiana funzioni e che permanga com'è. Tutto questo sistema di fragilizzazione del sistema giuridico produce il fatto che ci sia una fragilizzazione della Costituzione, che solo una minoranza, spero di no, ma solo una minoranza di noi pensa di avere un ideale, che la Costituzione viva e sia totalmente applicata. Ma oggi non c'è una resistenza forte e generalizzata allo spappolamento della Costituzione italiana, e questo credo che sia l'effetto esattamente di questo processo di distruzione di un sistema giuridico, diciamo. Sì, questo dice anche probabilmente che quell'idea di società che sta dentro la carta fondamentale della legge fondamentale e si è incrinato a tal punto che ci mette in una condizione di difesa, di conservazione, perché il dibattito negli anni 60-70 era tutt'altro, era come facciamo in modo che la Costituzione diventi Costituzione materiale, si diceva, no? Cioè che si trasformi in forza di cambiamento, di progetto di società, di implementazione, di creazione. Oggi è tutto su una logica di difesa e conservazione, perché? Perché sostanzialmente quel tipo, almeno questa è la spiegazione che vi do io, quel progetto di società che legittima e costruisce la Costituzione così come è scritta sul piano formale, non è più egemonico, o non ha un grado di egemonia tale da poter effettivamente lavorare in termini di futuro, quindi si guarda al passato. Però il problema è... Sì. No, era uno scherzo, come dire. Per fortuna ci sono luoghi di organizzazione di base come i nuovi, che hanno trovato il socialismo in barbarismo. No, però volevo... Insomma, proviamo a coinvolgere... Sì, vai. Quindi l'esempio che facevamo in cui la ribellione è arrivata ad un punto in cui è stata funzionata, ha prodotto dei cambiamenti. Io proprio non sono ignorante, una pera, ma pensavo alla resistenza come è venuta in mente la rivoluzione francese, per stare molto generici. Ho avuto l'impressione che però la forza, l'impatto, cioè quando succede qualcosa di brutto, di forte, voglio dire la resistenza nasce, cioè, come dice lui, sembrava che tutto andasse bene finché
non c'è stato l'8 settembre. Cioè, in un momento dice, mi sono svegliato e ho trovato l'invasore in casa. Prima non c'era l'invasore, in quel momento l'invasore c'è. E allora scatta la molla, per cui una parte di persone sceglie, è indotta a scegliere. In questo momento è come se non ci fosse mai qualcosa che fa scattare né da un lato né dall'altro, e resta tutto vago. Che arrivi, ho bisogno dell'8 settembre, ho bisogno di un fatto deciso, ho bisogno del collasso, sto aspettando che il collasso ci faccia, però non avremo più niente da mangiare. Perché uno si sia posti ultimamente è questo. Cioè, andremo a stare così male, a volte succede che la rivoluzione parte perché la gente sta troppo male. O non staremo mai abbastanza male. Il fatto che poi la cosa che fa Berlusconi, ma è quello che noi odiamo di lui, è di aver reso tutto impalpabile, cioè di aver reso la cultura così sfilacciata, in cui tutto si può dire tutto il contrario di tutto, senza nessuna base, e qualsiasi discorso facciamo. Beh, questo però è molto legato a questa cosa della diversità, quella cosa che diceva lui prima sulla diversità, secondo me cosa, questa esaltazione del mio sistema in qualche modo in cui siamo tutti di, no? C'è una diversità di fondo. Ma adesso sto anche divagando, perché non era tanto la questione su Berlusconi, era l'idea, ma perché ci sia una massa critica di persone che capisce che c'è qualcosa che non funziona per cercare di elaborare qualcos'altro, cosa ci vuole? La mia paura è che ci voglia un fatto, cioè che al di là del fatto di quanto abbiamo costruito, una parte di noi può aver costruito un'ideologia alternativa o un senso di giustizia alternativa, perché abbiamo una massa critica che non sarà mai la maggior parte della persona, neanche la resistenza era la maggior parte delle persone, era una massa critica, però era una minoranza, era abbastanza forte. E vabbè, aveva l'aiuto degli americani e degli inglesi, perché chi si scrive così dopo Salvatore. Hai perfettamente ragione, è così. Abbiamo bisogno di qualcosa che scoppi, che sia eclatante. No? Ma da millenni questo eclatante si chiama Le Book Emissaire, il capo espiatorio. Ora, noi purtroppo abbiamo creato in un, spero che non ci sia nessuno di destra, un mezzo scemo che assomiglia più a un Miral che si butta allo sbaraglio con la sua cavalleria, un povero Cristo. Ne abbiamo creato l'idolo del male e a questo punto non possiamo neanche farne il capo espiatorio. Allora non ce l'hanno il capo espiatorio, ci riescono loro allora. Si spera che buttandolo fuori si crei quel passaggio che si è previsto da Regicidar, per cui l'uccisione del capo espiatorio o l'uccisione del padre ancestrale ricrei una società nuova, ma si spera. Io non mi sono convinto. Un attimo, no, segniamo là a Giovanni, c'è cioè, poi Salvatore. Scusa. Prima Giovanni. Invece non sono d'accordo, cioè ho sbagliato di quello fatto. Il problema è che i sistemi hanno una legittimità e hanno perso lentamente legittimità, ma devo dire francese, è nata un giorno, è nata in 50 anni che hanno distrutto legittimità e anche il fascismo, poi c'è stato il momento di scoppio. Il problema veramente preoccupante è che quando un sistema perde legittimità non è per forza che nasce un sistema migliore. Per esempio, quello che sta succedendo in Grecia è molto pericoloso, perché i sistemi, l'Europa ha perso legittimità per i greci e molte altre cose, tuttavia c'è un pericolo di destra molto forte e una massa notevole di persone di sinistra, ma è una perdita progressiva della legittimità. Che poi ci sia il fatto che fa scoppiare in quel momento, ma indebolimento è questo. Allora nei sistemi di giustizia che io descrivevo c'è una progressiva perdita di legittimità che a un certo punto mi fa sostituire. Quando si dice, non so, società giusta la gerarchica, a un certo punto la gente pian piano si rende conto che quando si dice siamo tutti uguali solo formalmente, dopo un po' la gente dice ma accidenti, siamo tutti diversi, e così via.
credo che il vero problema è che non è positiva senza la perdita di legittimità, nel senso che non è andare verso il meglio, si può andare anche verso il peggio, quando un sistema perde la legittimità. Sì, mi chiedevo solo qual è il momento in cui diventa fattuale una cosa, cioè quando il cambiamento si muove veramente, cioè passa dalla fase di preparazione alla fase in cui produce un cambiamento, nel bene o nel male, non chiedevo... C'è Salvatore. Sì, sono io. Non ho avuto il tempo di formalizzare la domanda, però diciamo c'ho due o tre cose in mente, quindi provo a dirle, magari non è un po' confuso. E, allora, una è che diciamo nella relazione introduttiva io mi sono ritrovato ai dei cinque sistemi, i primi tre, poi il quarto e il quinto li ho persi, non li ho capiti, e quindi magari se è possibile tu puoi fare un riassuntino. Questo lo dico perché secondo me non è tanto importante oggi in questa riflessione capire cosa succederà di Berlusconi, perché poi io penso come Franco che quando se cadrà ce ne sarà un altro o ci sarà altro, comunque il disastro sarà, c'è già, non è che si risolverà tutto. E, apro una parentesi che in questi giorni sto leggendo un libro di Dennis McSmith sui Savoia re d'Italia, che paradossalmente mi tranquillizza perché vedo che nell'Ottocento c'era molto di peggio. E quindi veramente cioè, ho letto la parte sul Vittorio Emanuele II e veramente non immaginavo che si arrivasse a tanto, e quindi Berlusconi è solo una pallida. Era ben rosso il personaggio, effetti. Però secondo me diciamo la mia richiesta insomma, è che per me è importante capire al di là dell'episodio dell'oggi, cioè del singolo Berlusconi, a che punto siamo a livello di giustizia. Per esempio, cioè, la domanda che ha posto lei sulla resistenza, cioè il suo esempio, credo che non abbia trovato risposta ancora per chi come vuole capire. Cioè, io per esempio in questi giorni quando vado a Venezia a lavorare non sto timbrando il validando l'abbonamento sulla macchinetta, perché l'idea che sto in questi giorni sto pensando è il giorno in cui mi fanno la multa, io dico va bene, mi faccio la multa, io poi faccio ricorso al giudice di pace perché mi sembra un'assurdità che io abbonato devo non serve più, non lo sapevo. Mettiamo che non avessero ancora però a parole lo dicono. Poniamo che l'obbligo ci fosse ancora, no? Allora anche lì, qual è il limite in cui si passa dal non obbedire a una regola ingiusta all'essere Berlusconi a dire io mi ribello alla giustizia perché non è giusta? Per cui non so se magari dalle cose che sono venute fuori, dalle domande, richieste, è possibile, riconducendole ai cinque esempi di sistemi giuridici che hai fatto o a quello nostro attuale, ritornare un attimo indietro e capire a che punto siamo oggi. Situare per tutti. Per fare il riassunto. Non avevo nessun diritto di dire, cioè ce ne sono tre cronologici e gli altri due invece sono paralleli, si seguono in Europa e nel mondo e sono paralleli a tutti i tre, gli altri tre modelli, diciamo. Legge uguale per tutti, legge differente. Legge differente per tutti. Questo è un bel riassunto delle cose. Invece sulla seconda cosa non lo sappiamo, cioè dovremmo capire cosa succederà, però mi pare molto importante la fragilizzazione che si è avuta dei sistemi giuridici in Italia, del sistema giuridico in Italia, e specialmente della figura del giudice, perché tutti dicono abbiamo il massimo rispetto per la legge, ma sono poi mascalzoni dei giudici comunisti che eccetera. Quindi non mai Berlusconi ha detto la legge non va, salvo la legge Severino, ma peraltro non votato da lui, ma lui dice sono i giudici che sono, dice, la magistratura è molto buona, eccetto quel branco di giudici comunisti in cui incappa sempre lui. Allora c'è questa fragilizzazione dei giudici, non tanto dei sistemi giuridici, insomma. Questo è un problema molto grosso in Italia, perché anche la sinistra, ma anche la Politano e perfino la Boccassini hanno cominciato a dire ci sono delle cose da rivedere nel sistema dei giudici italiani. Ora, siamo in un periodo straordinariamente pericoloso, perché all'inizio citava Barbara Spinelli, perché
è l'unica che ha detto una cosa chiaramente, ha detto è inutile prendersela con i giudici, sono i politici che non devono riempirsi di mascalzoni. I giudici fanno il loro dovere, applicano la legge, ma fino a che non sarà la politica in grado di pulire questo paese, non possiamo lamentarsi dei giudici, fanno disperatamente il poco che riescono a fare, diciamo, ci mettono 20 anni a arrivare a un meccanismo di... Allora, mio scopo era semplicemente di sottolineare questo, che è straordinariamente fragile la struttura istituzionale italiana, perché si è perso la capacità di lettura del ruolo del sistema giuridico costituzionale che c'è in Italia. Questo poi come sembra finire, questo non te lo so dire, può finire anche molto male, diciamo. Franco? Ho solo un'impressione, cioè, come lei, io ho la mia esperienza da 68, eccetera, mi sono fatto 3 processi, ho capito come viene applicata la legge o come non viene applicata dentro i tribunali e rispetto alla legge io credo ordinariamente di disobbedire in parte a leggi, a norme, quotidianamente. E sinceramente non è che me ne faccia molto, cioè un grosso problema strategico, cioè dico certe cose, le faccio perché è giusto farle, vedo la ragione della convivenza codificata in qualche modo, altre mi sembrano senza senso o io non sono in grado di individualmente di aderire a quello che è stabilito dalla legge, che dopo qualche giudice o qualche comunque tutore della legge potrà applicarla. A questo punto quello che avevamo molto introiettato, e credo di averlo ancora ben piantato in testa, di quella volta che le leggi si fanno rispetto ai rapporti di forza sociali e su questo dopo si applicano anche, credo, io ci credo ancora. Dopodiché Berlusconi ha detto che non bisogna pagare le tasse, ma non tanto perché l'ha pensato, è perché non le ha pagate, come tutti quelli che gli vanno dietro, che non le pagano, ma è un'acquisizione intellettuale di sarebbe bene non pagare le tasse, oppure c'è un'idea di Stato. Operativamente non si pagano e su questo può nascere anche un partito, un pezzo di partito. Allora la corruzione che c'è adesso del senso di giustizia, se vogliamo così, cioè che non c'è un senso di giustizia egemone e omogeneo, è difficile anche da individuare oggi, è perché ci sono degli elementi di interesse talmente contrastanti, forti e senza un piano ideologico diciamo di salvataggio, che brancoliamo a capire se è giusto o se non è giusto. Però il fatto che ci sia la persecuzione di Berlusconi, non ci sia, vabbè, lasciamo perdere, il problema è capire adesso come conviviamo in realtà piccole o nella realtà nazionale tra di noi, cioè tra gli italiani, tra gli europei. Cioè, io delle volte penso in Afghanistan, dopo 30 anni di guerre, di sommovimenti, di invasioni di vario tipo, che senso di giustizia c'è? È il Corano, anche, forse, ma no, non è certamente quello che organizza la società. E altrettanto credo in tutti i paesi dove ci sono delle situazioni di instabilità prolungate. Per cui alcune cose non so come. Però,
nel tuo discorso c'è un elemento induttivo che mi sembra importante discutere un attimo. Berlusconi ha cambiato molto il senso comune italiano, cioè ha adottato una serie di principi che giravano nell'aria europea e ha fatto una svolta di una violenza straordinaria nella gestione, nell'immagine di come si gestisce uno Stato, come, rispetto a quello che fino al 1962 pensavamo. Per esempio, nel 1960, ieri Napolitano commemorava Spaventa e diceva: Spaventa è stato uno dei grandi teorici della programmazione, eccetera, e nel 62 c'è stata la nazionalizzazione dell'energia elettrica perché si pensava che fosse un bene comune per permettere lo sviluppo. Allora, pensa a questo oggi. Oggi i beni comuni sono difesi da sparuti gruppi di desperados legati a specifici beni comuni, ma tutte le persone pensano che sia normale la privatizzazione generale dell'economia secondo le regole, non tutti, ma insomma, è quello che sta capitando, la privatizzazione di cose che sono beni comuni. Le buone notizie che dà alle 7:15 in quello che legge i giornali si dice: l'Italia però ha un grande bel risultato, le ferrovie sono in attivo essendo state devastate, ma non arrivano ancora i malari. No, perché è quello che sono una cosa. Sono non ci sono più i treni, quindi tanti ci sono anche in Italia, ma sono così pochi che non si notano. Allora, io credo che questo problema sia un problema molto rilevante, nel senso che è stato distrutto un senso comune che fino a molti anni fa era basato sull'idea che la gente dovesse essere rappresentata dal Parlamento, ma contare, e che ci fosse un rilevante significato e difesa dei beni comuni. Questo è scomparso negli ultimi 20 anni, anche 10 anni prima, diciamo, negli ultimi 30 anni. Ora, questo io credo che sia una cosa che nessuno di noi riuscirà a vedere restaurata, perché è una cosa, è una devastazione profonda, profonda dell'opinione pubblica e del senso di giusto o di sbagliato, perché ormai c'è stata una specie di confusione, insomma. Tutti noi pensiamo che sia giusto distruggere, cioè privatizzare cose che sono fondamentali nella gestione dello Stato. Ora, credo che è su questo che dobbiamo arrivare. Non è tanto l'idea di Berlusconi che dice: ho pagato 9 milioni di tasse, anche se non ho pagato altri 12, poco male. Il vero problema è che c'è stato un vulnus molto molto drammatico nel sistema mentale degli italiani, diciamo. E credo che questo sia proprio una modificazione del senso di giustizia, una perdita di legittimità delle cose in cui abbiamo creduto per molti anni e alcuni di noi continuano a credere, per esempio, che sia sensato proteggere e rafforzare i beni comuni, insomma. Credo che questo inizio di discussioni su temi enormi, no? Come il titolo era la giustizia, non, serve, no? Non era né la legge né i sistemi giuridici né l'attualità della situazione della giustizia in Italia di Berlusconi, che inevitabilmente mettiamo dentro tantissime cose e poi insomma per beneficio di ognuno di noi cercheremo di dipanare un po' questa matassa per trovare, come dire, uscire forse da delle strettoie in cui mi sembra che anche adesso ci stiamo un po' infilando. Allora, quando io ho pensato a questo incontro sulla giustizia, non ho nessuna cultura giuridica, perciò naturalmente non pensavo ai sistemi giuridici, anche se conosco naturalmente il tuo contributo, ma mi veniva da pensare a come ripensi, cioè a che cos'è la giustizia, cioè proprio delle domande, no? Come dicevamo una volta, mi sembra con te, Gianpietro, cioè facciamoci delle domande
stupide, nel senso proprio di base, che cos'è la giustizia. Allora, io non riesco a entrare in una come dire, interrogativo così sofisticato sui sistemi giuridici, non ho neanche gli strumenti, anche se sarei molto curiosa di, ovviamente siamo qui anche per questo, di impossessarmi. Però seguivo come libere associazioni qualche filo, cioè cercavo di ascoltare voi e seguire qualche ipotesi di filo, e non, ognuno ha la propria esperienza, ha fatto esperienza del mondo in una certa epoca. Io sono anche medico di formazione, perciò continuavo a, per materializzare qualcosa di, che potesse rispondere per me, che cos'è la giustizia. Allora, a un certo punto in Italia abbiamo fatto una legge, faccio un esempio, che era una legge che è stata fatta, una legge del nostro Stato, del nostro Paese, che definiva che cos'è il Servizio Sanitario Nazionale, quali sono le cure, che cos'è la salute come bene pubblico. È stato frutto di battaglie, di decenni di battaglie sul campo. Questa è diventata legge, una legge giusta, secondo i criteri di una parte della popolazione che dava delle motivazioni chiare, esplicite, incontrovertibili su che cos'è una legge giusta in termini di salute, della salute dei cittadini. Che cosa deve fare un paese civile per proteggere e favorire la salute dei cittadini. Abbiamo fatto una legge approvata dal Parlamento, facendoci un mazzo così nelle università, negli ospedali, nei quartieri, per avere una buona legge. L'abbiamo ottenuta. Allora, quello che non piace questa sera è che non c'è proprio nessuna autocritica, non ho neanche sentito una parola, scusate, per il fatto che una parte consistente del mondo politico a cui noi facciamo riferimento ha svenduto queste cose, completamente svendute, perché quando abbiamo cominciato a dire che le cose sì, pubblico, però pubblico con un po' di privato e un altro po' di privato, e guarda cosa è successo in Lombardia, è successo questa cosa perché anche quelli che avevano portato avanti certe idee pensavano che bisognava andare in quella direzione. Allora, ma non è stato frutto di un pensiero e di una riflessione profonda in cui ci si diceva manteniamo le cose acquisite e le facciamo in qualche modo un po' evolvere, perché è vero che che quelle ipotesi venivano da lotte politiche del dopoguerra e si rifacevano a un'idea di una beni pubblici che avevano altro alle spalle come riferimenti. Tra l'altro, altro non era l'Unione Sovietica, era l'Inghilterra del dopoguerra. Anche lì con la Thatcher si sono svenduti tutto, ma nessuno, cioè il servizio sanitario, faccio l'esempio di una cosa che per me era giusta, che la conosco, la conoscevo, ci ho lavorato, siamo riusciti ad arrivare ad avere dei successi, le leggi dovevano essere rispettate, è andato tutto a catafascio. Ma avremo una responsabilità anche noi, cioè noi, voglio dire, le parti politiche che non hanno più difeso queste cose, più ritenuto che queste erano fondamentali? Perché se non ci chiariamo su queste cose qua, cioè passiamo le serate a pensare che ci sono i sistemi giuridici, io non lo so Giovanni che cosa si è infragilito, che si sono infragilite tante cose, ma non solo i sistemi giuridici, tante cose, abbiamo perso un senso di che cose sono le cose giuste. E adesso vediamo quello, cioè vediamo, abbiamo sotto gli occhi quello che sta succedendo, e queste erano le grandi questioni su cui per anni si è lavorato politicamente, che si chiamavano sanità, si chiamavano ospedali psichiatrici, si chiamava diritto di famiglia, si chiamava scuola. È successo qualcosa, ma non, cioè per carità, perché facciamo un'analisi politica, ma voglio dire le cose giuste, c'era un'idea di cosa fossero le cose giuste, bisognava renderle più complesse, magari avevamo delle idee piuttosto rigide, che la scuola pubblica deve essere pubblica, la sanità deve essere pubblica, uguale per tutti, no, e le strutture intermedie psichiatriche vanno fatte, si devono spendere dei soldi anche per quelli che stampano un'esistenza da emarginati, nelle carceri si lavora in un certo modo, il territorio va difeso in un altro modo, il cibo che mangiamo va protetto. Non è che queste cose non siano mai state pensate, sono stati gli argomenti di decenni.
perché abbiamo perso? Non solo perché gli altri hanno vinto, anche perché noi non abbiamo più mantenuto delle idee chiare, secondo me, su che cosa è giusto. E non è che, voglio dire, poi entriamo nel merito, se entriamo a discutere che cos'è, come l'individuo assimila il principio della legge, che è diverso dal principio della giustizia, è un altro piano. L'individuo diventa un individuo sociale nel momento in cui si appropria e struttura un superio, in termini psicoanalitici, impersonale, cioè non ha più nella mente il padre e la madre onnipotenti che gli danno gli ordini, ma ha una diciamo, funzione, che è una funzione in cui c'è l'elemento culturale del collettivo, entra nella psiche individuale come un elemento impersonale, non personificato. Questa struttura, che si chiama superiore, si può degradare, si degrada ogni volta che al posto di questa funzione impersonale il superiore individuale viene di nuovo abitato da delle figure in carne e ossa che hanno un potere immenso, perché noi tutti nasciamo impotenti, perciò passivi, perciò siamo tutti potenzialmente preda del potere soggiogante di un altro che ha queste caratteristiche. Poi le cose si manifestano storicamente in modo diverso, ma questo ha a che fare con come l'individuo assimila il principio di autorità. Qui ci sarebbe tanto da dire su quello che sta succedendo a questo livello, ma non è la questione della giustizia, o comunque bisogna che le distinguiamo un po', perché sennò sovrapponiamo un po' troppo i piani. Roberto, se tu mi ricordi, ho avuto l'occasione di fare un discorso su perché gli italiani non si fidano di questo. Il problema della giustizia è legato a questo. Cioè, io credo francamente che il motivo perché gli italiani si fidano delle istituzioni è abbondante, ma è anche vero che la distruzione dei sistemi di giustizia, che deriva certamente dal motivo per cui gli italiani non si fidano delle istituzioni, e la fragilità con cui tutti hanno abbandonato i principi su cui l'Italia è vissuta, diciamo, per dopo il 45, sono stati una grande e anche meravigliosa dal punto di vista della sua grandiosità operazione di distruzione che la sinistra non ha saputo, è solo stata coinvolta, non ha saputo non mi pare che erano due discorsi diversi, mi pare esattamente il prodotto di una disgregazione di un sistema che deriva dalla fragilità del sistema istituzionale originario. Allora non volevo ripetere questo meccanismo a capire. C'è Angelo, l'avevi chiesto di parlare? I primi tre punti, ma non ti faccio ripetere, ho capito che sembra un altro. La mia domanda era, neanche una domanda, era una riflessione domanda, e ascoltando e guardando, ed era sulla questione giustizia legata però all'aspetto di quello del colpevole, perché hai parlato del giudice e io volevo parlare del colpevole. E quindi la mia riflessione era questa, pensavo ai vendetti che dicono è colpevole o non colpevole. Rispetto a quello che vedo, quando lo vedo, così come lo sento, la domanda che volevo fare qua, in questa stanza, è c'è posto che per esempio quando mi trovai davanti alla questione del decreto salva Previti, tanto per qualcuno se lo ricorda, il Previti aveva una serie di guai con la giustizia, mandava dei segnali molto chiari dicendo guardate che non vorrete mica mettermi in prigione. A un certo punto dentro a, mi ricordo una sera, insomma infilato in un faldone che riguardava credo la manovra finanziaria, c'era a pagina 850, il venerdì sera, c'era una cosetta che non l'avrebbe messo in galera. Ci fu un certo, tra l'altro anche insomma, attenzione, e riuscimmo in qualche modo a far venire fuori la cosa, per cui poi ci fu anche, trovammo un deputato che si prestò a fare la domanda dell'innocente dicendo ma non sarà mica, che invece mi pare Morando,
e poi da lì si scatenò anche la presenza della Repubblica e venne fermata e venne tolta a Stelvio. Lui venne affidato ai servizi sociali. Io non mi sento innocente quando uno come Previti, per dire uno meno, non mi sento innocente e mi domando, siamo non colpevoli? Perché queste cose qua, voglio dire, oggi se uno conoscesse un po', diciamo, di norme, io se vado in, oggi alla scuola rispetto al 70, insomma, chi c'era qui, cioè se tra il fatto che non posso fumare, perché io sono un illegale, cioè appena esco da qua avrò commesso almeno 500 infrazioni, cioè perché con un sistema così faraonico di cose, sono sicuro, io sono certo, fin da bambino trasgredito, quindi la domanda mia è questa che faccio a tutti quanti noi, cioè il tormento di, perché ho la sensazione, perdonami Giovanni, che ci sia una generazione in Italia, quella che ha fatto la resistenza, non quella che l'ha fatta per davvero, diciamo quella un attimo dopo, ecco, quella che si è... al Goldoni, in cui lui, che ha, penso più o meno la mia età, la nostra età, parlava degli anni 80, in quel periodo lì stava a New York, e di quando è uscito il Walkman. Allora dice, quando è uscito il Walkman la testa è partita, noi non abbiamo più pensato niente, il primo oggettino con cui si andava in giro con la musica nelle orecchie, e da lì la touch era cominciata a fare quello che doveva fare, la sinistra pure, e è finito il movimento, perché noi che eravamo quelli di sinistra, quelli integeri, abbiamo cominciato col Walkman, poi coi cellulari, poi con un pochino dopo, cioè tutto questo sistema di meccanismo di entrata dentro, è il computer e il cellulare e basta, e poi non si è più parlato, non ci sono più state le cellule di base, come dici tu, stanno ritornando un po' adesso, e non ci sono state più, e non sono state più capaci di controllare questi partiti politici che invece hanno solo pensato alle loro poltrone, perché non avevano più la gente, che quelli della mia generazione facevamo le feste, cioè andavamo in America, cioè non, purtroppo le idee, oppure al massimo yoga, gruppi solidali, una scelta individuale, diciamo, macrobiotica, e però discussione veramente politica su quello che si poteva fare, si poteva controllare, io non me la ricordo più. Dopo l'80, non lo so, ci siamo svegliati adesso, c'è Gian Pietro con fondamento. Poi neanche la mattina, una sera, perché poi siamo anche crepuscolari, come ci vediamo una sera, ci siamo svegliati una sera, abbiamo deciso di rientrare in politica, ci siamo presi una di quelle mazzate incredibili appoggiando la campagna elettorale. E però tutti credo, insomma, la maggior parte, oppure si va a Roma in 3 ore, io lo leggo su Repubblica, sulla pubblicità della prima pagina di Repubblica, 3 ore e mezza, 3 ore e 20 per andare a Roma, e non si dice che per andare a Padova ci vogliono 1 ora e mezza, se tutto va bene, no? Quindi da una parte la malomissione alle parole e dall'altra gli omissis che vengono continuamente fatti. A scuola, mi ricordo quando ho iscritto i miei figli, la Giannini, le 3 I, inglese, cos'era? Informatica, la terza non me la ricordo più, ignorante. Adesso non c'è più niente, questo è veramente, anche i presidi, certo, anche quelli di sinistra. Sono diventati dirigenti, ecco così. Io credo che sia anche legato alle cose che faceva Angelo Roberta prima, in questo senso che io quando ero bambino, ero già piuttosto grande, il Partito Comunista e il Partito Socialista avevano delle sezioni in cui si discuteva, era un terribile periodo stalinista, ma si discuteva, c'erano milioni di italiani iscritti ai partiti di sinistra. La distruzione di questa forma di controllo dal basso, anche se poi decidevano i segretari, oppure c'erano molti pasticci, erano però luoghi di informazione, eccetera. Sostituire questo con i telegiornali, la televisione, il Walkman, eccetera, internet, è
effettivamente è una mutazione antropologica, perché poi sono cose molto più individuali, non c'era più il collettivo, non c'era più lo scambio delle cose. Ora, io non penso che queste nostre riunioni siano la ricreazione della sezione Carlo Marx di cosa, però penso che il vero problema in Italia sia ricostruire questo, che uno invece di vedere le partite di football può chiacchierare del più del meno. Io le cose via Facebook. Posso fare anche quelle cose. Sì, appunto. Però questa cosa è costituita. Sì, però la distruzione della struttura dei partiti. E questa deriva anche dal fatto che è più comodo gestire un partito, sembrava più comodo gestire un partito se non avevi iscritti. Perché effettivamente sì, in come 70 persone, sì, saranno 80 persone, nessuno può portare perché non ci sono iscritti, quindi è perfetto. Allora, questa è stata una mutazione politica straordinaria, perché di fatto oggi solo i preti hanno un'organizzazione di base, diciamo. La Lega e i preti. Anche la Lega era saltando. Allora, se non se c'è qualche altro intervento, facciamo una pausa. Facciamo una pausa che forse ci serve. Della giornata mondiale della poesia, che è organizzata da Vito e da suo padre. Sì, dall'associazione Poesia 2 ottobre. Che... I caratteri molto scivolosi, molto complicati che sono usciti dalla discussione stasera, io credo sarebbe molto utile, molto interessante provare a capire se sul tema della giustizia riusciamo a aprire delle ipotesi di lavoro. Il che significa immaginare sia contributi esterni, cioè che possono essere dei tipi più diversi dalla performance artistica alla presentazione di libri o piuttosto che alla proiezione di film o evidentemente altre produzioni che abbiano rilevanza, che ci aiutino, però ecco, questa è la cosa, non soltanto moltiplicare gli approcci passare a vedere, cercare di misurare in qualche modo l'operabilità, no? Cioè c'è un problema di agibilità, cioè, io metterei al centro questo tema, non so se siete d'accordo, ma lo propongo. Io credo che la grossa difficoltà, anche quando facciamo questo tipo di discussione, è che c'è sicuramente una dimensione molto interessante dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista dei percorsi di ragionamento, di pensiero che si aprono, però questa cosa da una parte io l'avverto un po' come una sconfitta, cioè diventa o un percorso individuale, cioè uno si fa il proprio itinerario di letture, di approfondimenti, eccetera, eccetera. E comunque con un forte iato, con una forte divergenza rispetto a quello che poi è la nostra dimensione, no? Quotidiana, quindi come fa sì che questa cosa che è molto pesante, importante, rilevante, ragionare sui quattro valori sociali e che fondano un patto sociale, questa cosa poi ci permette effettivamente di dire teniamo un filo rosso del ragionamento, teniamo un filo rosso della questione. Allora, io penso che questa seconda parte di questa sera, che è un po' un test anche rispetto agli altri temi, è proprio dedicata a una sorta di pensiero libero, di brainstorming, in cui proviamo a capire cosa ci viene in mente di interessante per non far sì che si sia l'ennesima piccola o grande conferenza, più o meno... Cioè il momento della decadenza... Quando viene decaduto. Siamo sicuri che è niente di dire. Cioè, sì, no, la sentenza è quella che c'è stata, voglio dire, è passata in giudicato e la decisione, o comunque il voto giusto, decisione giusta, chiamiamola come vogliamo, che è quella che poi... Ma fare una sorta, quindi, manifestazione pubblica in campo. Però ma se tanto... Dopo vengono quelli del PDL qua. Ci sono bene? Sì. Magari. Sì, bene.
No, se mi diamo stata una cosa giusta, vedremo quei pugliesi dicendo che siamo d'accordo, sì. No, questo è giusto. Ma si può mettere un titolo del tipo... Finalmente. Che senso ha? No, non si esplicita. No, appunto. Non sarebbe l'idea. Cosa pensano i Calmaraggiotti dell'espulsione di Berlusconi da... E ognuno dice la sua in campo. C'è sempre questo eccitamento, no, che prende quando si discute di queste cose, che è una cosa che è un po' patologica alla fine. In che senso eccitamento? Così? Perciò si potrebbe provare, come dire, a lavorare su questo, cioè a trattare gli argomenti, gli stessi, però, come dire, con uno stile completamente proprio senza... Cioè, visto che parliamo di attualità, io insomma, non sono così capace, più capace di fare analisi cosiddette politiche, però ad esempio una cosa mi è chiara, che c'è un livello di mobilitazione di affetti di base, fatti in questi termini, perché è molto Tudorappi, no? Si parla di amore in modo, no? In cui l'ama e viene avviato. No? Sì. E questa è una cosa che viene venduta, proprio prodotta, no? E mi domando, poi che, cioè, al di là dell'irritazione che questo mi genera, però anch'io mi accorgo che entro in questa modalità, cioè reagisco, cioè, certamente provo un vero odio, disprezzo, però credo che sia una cosa che andrebbe proprio rivoltata, cioè bisognerebbe uscire da questa modalità, tutte schiacciate su queste reazioni affettive. È difficile, perché io non ho mai avuto un contatto con una persona cioè questo paese spaccato, questi odi che nutrono e che vengono. Beh, ma solo nelle città, perché nei paesi non è così. Ci si conosce. Per forza, cioè, dove sono nata io ho avuto solo contatto con gente del PDL. Ma anche qui abbiamo avuto ospiti. Abbiamo avuto ospite un esponente. Ho lavorato per anni come si chiama? Lino Bavara. Lino Bavara. Per una lista civica della d'Italia. Ma mi tocca sempre lavorare, ho sempre lavorato e anche per nascita forse, Cadore, sei sempre in mezzo a leghisti o... Cioè, è sparita la sinistra da quando è stata fatta la riforma elettorale, per cui non c'è più il proporzionale nei paesi, non riesci più a fare neanche un consigliere, ci sono solo i due grandi blocchi, sono sparite tutte le discussioni a livello, sono sparite i partiti, sono sparite le segreterie, non si fa più politica, almeno in quei paesi si faceva molto coi verdi. La sinistra coi verdi riusciva a fare almeno un consigliere o due a Cortina, a San Vito. Dopodiché, sparito questo sistema proporzionale nei paesi, non riesci a far più niente, non ti metti neanche, perché sono due liste civiche di destra. La Lega e Forza Italia che si contrappongono da anni, è inutile mettersi a far niente, perché tanto non ce la fai a fare neanche un candidato. E quindi io penso che questo cambiamento della legge elettorale quando è venuto nei paesi? Nel 90. No, quello veramente ha ammazzato il concetto di fare politica, di discutere di argomenti politici nei paesi. È stata una mazzata incredibile per quelle zone lì, cioè sono sparite tutte le zone. In quel caso di sinistra, ma da lì però sì. Per il resto quei pochi che restano devono convivere e discutere con questi altri. Per cui la dimensione della città è un po' diversa, non è il resto del paese. Noi siamo un po' falsati qua, secondo me, rispetto al resto del Veneto. Siamo in una specie di come si dice, di riserva indiana rispetto alla sinistra. Ho l'impressione.
non so, anche tu che vieni da basso, sì, no, confermo, tu ti comporti così veramente con pochissimi di sinistra, penso, perché tu assolutamente sano. Cioè, allora se io frequento, come ho fatto fino a qualche anno fa, il PD, allora certo, ma il tessuto sociale che incontro sempre di strada è quello che la, cioè, tipo a Cortina non c'è più la sede del PD, è sparita. Beh, nel mio paesello non c'è mai stato da anni, cioè, anzi finito PC non c'è più stato niente altro. Beh, parliamo di Veneto, Sì, ma non credo sia diventato per la Ballena Bianca. Quindi a proposito di Giovanni, questa cosa sul Berlusconi, sulla la decisione, ma potrebbe essere divertente, e poi potrebbe essere legata alla convocazione dei consiglieri comunali. A esprimersi su questa cosa anche. No, facciamo questo, poi annunciamo che facciamo questi incontri dei consiglieri. E così magari canareggiati di varie parti vengono. Perché se il motivo di cominciare il socialismo, perché mi piace un po', perché che poi mi sono passi di Orso Duro, San Paolo, eccetera, fino a Roma. Quella era Giudecca Sanegura. Giudecca Sanegura. Lido già c'era al posto dell'Andrina. Oh, io un altro tema che verrà più da, che questo da dibattito, una cosa strana, mi piacerebbe approfondire il tema del giustizialismo, cioè del fatto, no, perché poi questa dimensione quasi di accusa, no? Sei giustizialista. No, in realtà essere giustizialista è così, così sbagliato, così negativo. Quali sono le ragioni per pro giustizialismo? E in che contesto questo si colloca, no? Perché nasce un fenomeno tacciato e definito come giustizialista, o perché qualcuno in qualche modo si comporterebbe in maniera giustizialista? Perché considera una sorta di autonomia, di sganciamento delle procedure giudiziali che in qualche modo appunto suppliscono ad altre funzioni e che quindi svolgono la funzione di mani pulite, no, perché poi non dimentichiamo queste cose, cioè si è costruito un partito politico su questa cosa, no? Sull'idea che comunque bisognava innanzitutto mettere a posto le cose, ricostruire delle regole, ma è tutto inventato dal territorio. Che nessuno si definisce, cioè nessuno accetta di definirsi giustizialista. Ma era molto anziano, Jacques Vergès, e scrisse un libro sulla strategia del processo politico, se lo ricordate, che era sui grandi processi politici della storia, cioè l'uso del processo della giustizia come strumento della politica. Il processo delle erbe. Delle erbe. Siamo nel III secolo avanti Cristo, Atene. Alcibiade, che era un po' birichino, anche con Socrate, profeta, insomma, poeta, sta per partire in una guerra contro la Magna Grecia, di conquista. Naturalmente, siccome si era già fatto una fama, Alcibiade a sto punto di vista è parlato del mondo. La sera prima che lui parta vengono decapitate le erbe, che erano, come si possono chiamare, dei numi tutelari terrestrali. Se colpa di Alcibiade. Alcibiade, naturalmente, che doveva essere un po' tipo Craxi, fugge e passa al nemico, dai persiani. E questa è un po' una sublimazione, no? Oddio. Un magnifico mio romanzo su Colas, mi ricordo proprio di Colas, insomma si chiamava Colas, Michael Colas. Grazie. Il quale arriva il numero dei cavalli, povero Cristo con due bei cavalloni, forse gli servivano a portare la birra. E da quel momento una serie di processi infiniti a varie livelli giurisdizionali lo porta ad un tale punto di furioso, di follia,
altro processo di sublimazione che diventa a capo proprio, insorge insieme a, a Antiimpero, cioè la rivolta contadina in sostanza. E l'altro esempio molto, molto sempre letterario, ma molto tragico, è quello del processo di Kafka, sul quale ci sarebbe da fare 250 ore di discussione. Cioè dice Kappa, lo dico che non sa dove andare, dice Kappa, dice, insomma, ma qualcosa ha preso in mano la spada. Oh, ragazzi.